Continua a salire vertiginosamente il bilancio del numero dei morti provocati dal terremoto che ha colpito il Nepal. Decine e decine di villaggi dell'interno sarebbero stati rasi al suolo, ma sono ancora irraggiungibili via terra. Almeno 1 milione di bambini coinvolti è l'allarme dell'UNICEF. In Nepal la metà della popolazione ha meno di 14 anni. Neve e sassi ci piovevano addosso come proiettili, parlano due sopravvissuti italiani che si trovavano in uno dei campi base lungo le pendici dell'Everest. Siamo vivi per miracolo, hanno detto, una torre di ghiaccio ci ha protetti dalla valanga che altrimenti ci avrebbe travolto. Doveva essere l'approdo del sistema di canali che avrebbero portato dal cuore di Milano fino al sito dell'esposizione. Del progetto è rimasta la riqualificazione della Darsena, inaugurata ieri dopo anni di abbandono, e delle vie d'acqua se ne parla ora solo nelle inchieste giudiziarie. A 4 giorni dall'apertura di Expo 2015 è ancora caldo il tema del lavoro. I CUB dei tranvieri hanno indetto uno sciopero per domani, non riconoscendo l'accordo tra sindacati, ATM e comune. Le critiche piovono anche da CGIL, CISL e UIL sui contratti di lavoro temporaneo firmati per chi lavorerà durante i 6 mesi dell'evento. Ad un anno dalla finale di Coppa Italia, con la trattativa con Jennie Carogna e la polizia sotto gli occhi del Premier, una domenica bestiale con le violenze di Torino e una rissa tra giocatori a Bergamo finita con un naso rotto. Una tifoseria senza controllo sta segnando la storia del nostro calcio e, come sempre, anche oggi si ripete che la misura è colma. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache che in gran parte dedicheremo alla catastrofe in Nepal. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora, si parla di 3.700 morti, di oltre 6.000 feriti, del 70% delle abitazioni è andato completamente distrutto e i soccorsi stanno arrivando, ma come potete capire ci sono delle grandi difficoltà. Di questo parleremo anche con un operatore di Medici Senza Frontiere che è venuto a trovarci e parleremo appunto di questo, ma parleremo anche dell'esposizione universale, perché ormai ci siamo, mancano 4 giorni, ne parleremo da vari punti di vista e insieme anche ad un ospite, sia sul tema del lavoro e sia anche sul tema della sicurezza. Ma parliamo appunto del terremoto del Nepal e dicevamo delle vittime. Abbiamo anche raccolto la testimonianza di due alpinisti, ci sono innanzitutto due vittime italiane accertate, ma noi abbiamo raccolto la testimonianza di due dei 5 alpinisti italiani che si trovano nel laboratorio piramide del CNR, che si trovava ad oltre 3.500 metri sul versante nepalese dell'Everest, e queste sono le loro testimonianze, sentite. Sabato è successo il finimondo. Eravamo al campo base, una brutta giornata come capita spesso, nevicava, faceva freddo, però ci sta che in una spedizione ci siano di queste giornate. Eravamo ognuno a fare le proprie cose nelle proprie tende quando è scoppiato il finimondo. Io il terremoto in montagna non l'ho mai visto. La terra ha cominciato a scuotersi con una violenza incredibile, ma soprattutto quello che è successo dopo, che ci ha messo veramente in crisi. Siamo usciti tutti dalle tende perché ci eravamo resi conto che eravamo in pieno terremoto e abbiamo visto un muro davanti a noi di alto circa 300 metri, milioni di metri cubi di ghiaccio e di neve, di terriccio, di rocce, che si stava avvicinando. E là è stato il fuggi-fuggi. E là, guarda, ognuno di noi penso abbia affidato la propria anima, la propria vita a chissà, per cui ti ripeto, ci ripensiamo adesso a distanza di qualche giorno, ci rendiamo conto che siamo veramente stati sfortunatissimi. Avevamo posizionato il campo in una zona abbastanza sicura, sotto uno sperone di ghiaccio che ci ha parte protetti, però quando ti vedi arrivare addosso una massa di neve a 200 km all'ora, insomma, purtroppo per molti nel campo non c'è stato via di scampo. Io e Annalisa già eravamo stati qui l'anno scorso e purtroppo siamo stati respinti per, non so se ti ricordi, per quell'evento tragico dove morirono 16 sherpa dovuto a un crollo
lungo l'Ice Fall. Quest'anno la seconda volta, guarda, un destino pazzesco, è successo quel che è successo. Sembra, guarda, incredibile, ma secondo tentativo credo che ormai questa montagna dovrò cancellarla proprio dalla mia ambizione, ecco. La zona di scorrimento di questa valanga ha coinvolto solo la parte centrale del capovase, migliaia e migliaia di tonnellate di ghiaccio si sono proprio portate a valle, formando questa nube, questa nube di ghiaccio, polveri e pietre a una velocità pazzesca. La capovase attualmente, le notizie danno 22-23 morti, però considera che ci sono anche dei dispersi. Perché poi è successo che ci sono stati dei crolli anche lungo l'Ice Fall, quindi lungo la via di salita dell'Everest. E dei miei amici Sherpa, infatti, mi hanno raccontato che stanno scendendo e hanno visto inghiottire degli alpinisti perché sono aperte proprio dei crepacci. Solo che non si hanno ancora notizie di questi dispersi, capito? Per cui, secondo me, purtroppo, il numero delle vittime aumenteranno. Ecco, purtroppo le vittime aumenteranno, si diceva appunto in queste testimonianze. Do il benvenuto a Stefano Zannini. Stefano Zannini è un operatore di Medici Senza Frontiere, è stato capo missione ad Haiti e in questo momento è direttore del supporto dell'operazione. La prima domanda che le faccio è: quante squadre sono partite per il Nepal? Abbiamo inviato ieri 8 squadre da diversi paesi, una dal Giappone, 5 dall'India, una dall'Olanda e l'altra dal Belgio. I primi ragazzi stanno arrivando proprio in questi minuti a Kathmandu, altri sono attesi nel tardo pomeriggio. Quanti uomini? Parliamo all'incirca di una quarantina, cinquantina di persone per il momento, personale sanitario e personale non sanitario. Allora, vediamo, prima appunto di approfondire questo tema, queste immagini terribili di questo distacco di una valanga. Siamo sempre sull'Everest e queste immagini sono state riprese da un alpinista tedesco. Guardate. Oh, fuck! 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 Come under my jacket. Come under my jacket. Are you okay? Yeah. You all right? Yeah. No, wait. Wait, maybe there's coming more. Yeah. Right. We'll get back into the tent. We'll get back into the tent. Tent? Tent? Should we go back into the tent? Maybe in the kitchen tent. Yeah, let's maybe. Try. Stay together. Stay together. Stay together. And we try to find the kitchen tent. Oh no. Sono immagini terribili, immagini che scioccano soprattutto lei, perché oltre che medico, appunto, è anche un alpinista, mi diceva, quindi sa cosa vuol dire. Sì, da alpinista e da uomo di montagna non posso che essere toccato da queste immagini e esprimere poi la mia solidarietà alle famiglie delle vittime e il mio sostegno alle decine di altri alpinisti che sono bloccati in questo momento al campo 1 e al campo 2. Che cosa è importante adesso fare? Lei mi diceva che le prime 72 ore sono le fondamentali, le più importanti. E che cosa si fa in queste prime 72 ore? Sì, l'esperienza ci insegna che la maggior parte delle vite umane si salvano nei primi 3 o 4 giorni. Per salvarle sono essenziali due cose: estrarre i corpi dei sopravvissuti dalle macerie e intervenire chirurgicamente. Per intervenire chirurgicamente servono sostanzialmente tre cose. Servono sale operatorie intatte, stabili, serve personale e serve materiale.
Queste tre componenti sono essenziali per intervenire e prima si riesce a metterle sul posto operative e prima si riesce ad intervenire. Ecco, le sale operatorie, questa è una delle questioni sicuramente più difficili, però con voi di Medici Senza Frontiere, con l'esperienza di Haiti, avete anche in un certo qual modo risolto questo problema, perché sono sale operatorie contenute in kit molto leggeri, no? Mi diceva. Sì, abbiamo lavorato in questi anni su due cose sostanzialmente. Haiti ci ha permesso di mettere alla prova l'efficacia dei cosiddetti ospedali gonfiabili. Strutture in tenda, modulari, che sono gonfiabili in 5-10 minuti e che possono essere costruite in tempi relativamente brevi, con una capacità fino a 280-300 posti letto. Abbiamo poi lavorato anche su un'altra componente, il cosiddetto kit RISC. È un insieme di materiale medico e non medico di facile trasporto che permette di realizzare fino a 50 operazioni chirurgiche. Il grosso vantaggio qual è? È che la scelta del materiale e il volume sono stati disegnati e pensati per poter essere trasportati su dei voli commerciali, il che significa che alcune di queste 8 squadre che sono in questo momento in viaggio stanno viaggiando con questo materiale e non ci sarà bisogno per poter intervenire di noleggiare dei charter all'inizio. Poi più avanti sarà necessario allestire un ospedale da campo, però in Nepal mi diceva ci sono molte difficoltà, un po' come ci sono state ad Haiti, infatti due terremoti sono molto simili, ma anche per quanto riguarda il territorio hanno colpito due popolazioni molto povere, due paesi molto poveri e la gran parte della popolazione è formata da bambini, sono tutti minori, vero? Sì, assolutamente sì. Ora, la problematica principale nel installare un ospedale da campo è identificare lo spazio adeguato, cosa che è molto più problematica in un contesto urbano come Kathmandu o lo fu Haiti 5 anni fa che in un contesto aperto come il Pakistan invece. Giusto per dare un ordine di idee, l'ospedale di Haiti di 5 anni fa, 300 posti letto, occupava uno spazio paragonabile a un campo di calcio. E lei capisce bene che in una città capitale come Kathmandu questo può rappresentare un ostacolo non indifferente. Ora le difficoltà vedremo, subito direi di vederlo subito immediatamente questo servizio sul rischio delle rischio epidemie, perché naturalmente potete capire è un paese dove non c'è l'acqua, dove non c'è energia elettrica e quindi c'è questo rischio di malattie, delle propagarsi di malattie infettive. Vediamo. Col passare delle ore diventa sempre più alto il rischio di epidemie nel Nepal, devastato dal terremoto di sabato. È l'allarme lanciato dagli operatori sanitari. Ci sono persone accampate all'aperto con depositi di rifiuti molto vicini. Non hanno cibo, non hanno acqua potabile. Gli ospedali strapieni sono quasi al collasso. Farmaci e strumenti sanitari cominciano a scarseggiare. I medici non riescono più ad assistere i feriti per la mancanza di posti letto e molti vengono curati all'esterno. Non si riesce a fronteggiare l'emergenza. Le farmacie sono assediate, si chiedono medicine ma anche assistenza. Anche nella capitale, Kathmandu, la popolazione si accampa dove può, non si sa dove dormire. L'OMS ha messo a disposizione delle autorità una somma di $175.000 e sta collaborando anche per calcolare i danni alle strutture sanitarie. I soccorsi si muovono a rilento anche a causa delle continue scosse di assestamento, quasi 50 nelle ultime 24 ore. Nelle aree più colpite il governo cinese ha inviato acqua, tende, medicinali e altri generi di prima necessità. Le squadre di soccorritori sono al lavoro senza tregua per proteggere le risorse idriche. Bisogna valutare se e quali falde acquifere sono state contaminate, un modo per riuscire a prevenire il diffondersi delle epidemie. Almeno 1 milione di bambini vive nelle zone più colpite dal terremoto, secondo quanto riferisce l'UNICEF. Per loro, più di altri, la lotta alla sopravvivenza è contro il freddo e la fame. Moltissimi villaggi nelle zone rurali non sono stati ancora raggiunti, le frane li hanno isolati e si sta cercando di arrivarci con ogni mezzo. Per i feriti gravi diventa difficile anche il trasporto, in alcune zone manca la corrente elettrica, questo rende difficili le comunicazioni. Quello che conta in questo momento è il coordinamento e la distribuzione degli aiuti, medicine, strumenti, uomini e donne che stanno arrivando dall'estero. Ecco, questo è il quadro nel servizio di Rossella Matera. Quali sono le malattie infettive di cui appunto c'è da avere paura, insomma, in questo momento in Nepal?
Sì, sul tema delle malattie infettive vorrei fare una precisazione che mi pare importante. Indubbiamente la contaminazione dell'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie precari possono essere degli elementi scatenanti di epidemie. Le due problematiche principali che mi vengono in mente sono colera e tifo. Ma su un punto vorrei essere molto molto chiaro. L'esperienza in questo tipo di contesti ci ha insegnato che il rischio di epidemie legato alla presenza di cadaveri è minimo se non nullo. E un'ultima domanda in chiusura, lei partirà per Nepal? È una domanda che mi faccio anch'io da ieri, non ho la risposta, se c'è da andare, se c'è da aiutare non mi farò nessuno scrupolo e nessun problema a partire. Bene, grazie per essere stato qui con noi. Allora noi vi facciamo sentire un'altra testimonianza raccolta da Silvia Testa, di Isabella Bracco della Onlus Asia, che parla dalla capitale Kathmandu, è una testimonianza sul campo, sta cercando anche di coordinare gli altri aiuti, di coordinarsi con gli altri operatori che si trovano sul territorio. Sentite. La gente si sta aiutando molto l'un l'altra, hanno fatto molti campi provvisori, ogni spazio aperto è aperto da tutti, ognuno che può mettere tende dorme fuori. Però pian piano stanno aprendo le strade, stanno tirando fuori i cadaveri della macerie, stanno liberando le strade e tutto, ecco. Dunque, acqua la stanno distruggendo, cibo, ci sono alcuni negozi che sono aperti ma non è che vengono riforniti, quindi quello che c'è, c'è un esaurimento forte, diciamo. Però i negozi stanno chiusi perché la gente ha paura, non perché perché il governo ha detto di tenere chiuse le cose. Io immagino che bisogna un po' capire come sono le strade principali, quelle che portano in India, che portano in Cina, perché moltissime cose del Nepal sono importate da fuori. Queste strade sono aperte, verranno aperte a breve, io non credo che ci saranno problemi di cibo o di acqua. Adesso il problema è l'elettricità, le comunicazioni e ovviamente ci sarà un grossissimo problema sanitario sia per i cadaveri che non si riusciranno a tirare fuori, sia perché tutta la gente che vive al ghiaccio ovviamente non ha servizi sanitari e questo, come sappiamo tutti, porta poi a diarrea, ad altri problemi, e già gli ospedali sono pieni. Abbiamo pochissime notizie, sembra che fuori sia molto 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 peggio, sembra che veramente sia venuta giù un pezzo di montagna e si è portato via tutto. Io vorrei, appena riusciamo a coordinarci e a far arrivare dei soldi, perché non c'è la luce, le banche sono chiuse, quindi anche le donazioni, come non potrei neanche ad oggi, non posso ancora fare niente. E adesso guarda, siamo passati di fianco a Pashupati, che è il tempio dove si bruciano i cadaveri, ed era pieno. Un'altra testimonianza, quella di Marco De Ponte da New Delhi, che sta coordinando tutti gli aiuti in Nepal da ActionAid. Sentite. Per quanto riguarda le organizzazioni non governative, anche qua si può dividere in due il campo. Ci sono quelle specializzate nell'emergenza che cercano in qualche maniera di entrare nel paese, fare una valutazione e poi portare dei mezzi e delle risorse, in questo caso l'acqua, in particolare il cibo, con la logistica di cui dispongono. Poi ci sono invece quelle, ActionAid rientra tra queste, quelle che lavorano sulla base della loro presenza e della conoscenza del territorio. Per esempio ActionAid in Nepal è presente da oltre 20 anni e in queste ore sta mobilitando circa 2.000 volontari, che chiaramente non sarebbe un lavoro possibile per chi è arrivato ieri o sta arrivando oggi. In queste ore il problema principale è stato il fatto che migliaia di persone hanno dovuto dormire senza un riparo, con temperature sui 3 gradi, non c'è l'acqua, questo potrebbe rappresentare un problema anche sanitario a breve, nel senso che con cadaveri ancora all'aperto e senza acqua è la ricetta più funzionante, diciamo questa parola, per poi produrre infezioni, epidemie e via di seguito. Quindi ci sarà un problema sanitario, un problema alimentare e anche un problema di comunicazione, perché sono tagliate la gran parte delle linee dell'elettricità, la corrente elettrica, quindi anche noi per esempio adesso abbiamo dei problemi
a raggiungere i posti più remoti per banalità, cioè non si possono ricaricare i telefoni, non si riescono a far funzionare le linee telefoniche. Vi do un aggiornamento importante perché la testimonianza di Pier Giorgio Rosati ed uno degli elicotteristi d'alta quota partiti ieri dall'Italia per il Nepal. Abbiamo quasi evacuato i campi alti e riportato a valle qualche salma, ha detto Rosati. Una settantina di feriti sono stati portati in un piccolo ambulatorio, un'ottantina di persone sono state trasferite dai campi alti al campo base. Questa è dunque la testimonianza di uno dei soccorritori, ma la terra continua a tremare, questo sisma è stato veramente molto forte e su questo abbiamo sentito la testimonianza e il parere di Lucia Margheriti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Roma. La zona dove è avvenuto il terremoto è una zona ad altissima pericolosità sismica. Sapevamo che in quella zona ci sarebbe stata una scossa violenta che avrebbe potuto raggiungere addirittura uno scuotimento pari a metà della forza di gravità. E questo ce lo diceva la mappa di pericolosità del mondiale. Chiaramente però non potevamo sapere quando sarebbe avvenuta questa scossa così forte e possiamo comunque continuare ad aspettarci una serie di scosse e di repliche che possono portare dei danneggiamenti. Ma perché questa zona a confine tra l'India e l'Asia è così pericolosa? Perché in questa zona c'è lo scontro, per l'appunto, tra la placca indiana che si muove verso nord e la placca eurasiatica. Queste due zone entrano in collisione, queste due placche, e dalla loro collisione ne è derivata la catena montuosa dell'Himalaya, che appunto è la più alta di tutto il globo, e questo ci fa capire quali sono le forze coinvolte in questa deformazione. In questi giorni ci sono stati, dopo il terremoto magnitudo 7-8, una serie di scosse d'assestamento, di cui almeno una trentina di magnitudo superiore a 5. Le scosse interessano tutta l'area della faglia che ha rotto durante il terremoto di magnitudo 7-8 e le aree vicine. Ce ne sono stati alcuni anche molto forti, di magnitudo superiore a 6, anche ad est della città di Kathmandu. Queste scosse chiaramente continueranno nei giorni successivi e nei mesi successivi e non possiamo dire con esattezza quale sarà l'intensità delle scosse che seguiranno. E adesso spostiamoci a Milano dove c'è il nostro Raniero Altavilla che si trova alla Darsena. La Darsena è una delle opere che è stata appunto inaugurata ieri, uno dei luoghi simbolo, uno dei luoghi più amati dai milanesi. Ma in questo collegamento parliamo anche del Nepal perché all'Expo c'è appunto il padiglione del Nepal, ma è una corsa appunto per finirlo, ci sono appunto dei problemi, ma c'è anche una gara di solidarietà, vero Raniero? Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. Intanto, come potete vedere, a Milano è tornato a piovere. Questo preoccupa un pochino gli organizzatori, gli operai che sono al cantiere, perché è la settimana di fine lavori. 4 giorni e poi sarà D-Day, venerdì 1 maggio, l'inizio di Expo. Come dicevi, ci sono ancora dei lavori in corso, ancora delle cose da sistemare. È già iniziata la gara, ovviamente, per aiutare gli aiuti per gli operai nepalesi, perché il padiglione del Nepal è quello forse più difficile da realizzare, tutto un lavoro certosino, un lavoro artigianale profondo, davvero molto complicato, perché il padiglione del Nepal sarà davvero tra i più belli, colonne, insomma c'è davvero molto lavoro da fare. 11 operai hanno lasciato il cantiere, sono tornati in Nepal perché ovviamente il terremoto ha cambiato un po' gli scenari. Ieri abbiamo incontrato al cantiere sia il direttore del padiglione sia l'architetto, vediamo. Finire entro il 30 aprile il padiglione del Nepal ad Expo 2015 per operai e ingegneri nepalesi rimasti al cantiere significa onorare la memoria delle migliaia di vittime del terremoto. 11 dei 15 operai che lavoravano al padiglione del Nepal nel cantiere dell'Esposizione Universale sono tornati a casa, sono artigiani e scultori e hanno perso familiari e amici. Le loro case sono state distrutte dal terremoto, era impossibile farli restare in questo clima di profonda tristezza. È il racconto del vice commissario generale del paese
cinese Amrit Shakia, che abbiamo incontrato ieri fuori dal cantiere Expo. Insieme a lui c'è anche l'architetto che ha progettato quell'opera che ricorda un tempio con la struttura a pagoda e la forma del mandala, il diagramma circolare che richiama il cerchio della vita. Era uno dei padiglioni più in ritardo sulla tabella di marcia, quello che preoccupava maggiormente il commissario Sala, che giustificava però la lentezza proprio con l'accuratezza del lavoro artigianale, per il quale dal Nepal erano arrivati due squadre di falegnami specializzati nell'intaglio del legno. Actually, frankly speaking, we have no home. Ho sentito un amico che mi ha detto che non ho più una casa. Sono momenti difficili. Ho poi sentito mio padre al telefono. Mi ha detto che lui, mia moglie e i miei tre figli stanno tutti bene, ma che quando avrò finito qui e tornerò dal mio paese, non troverò più la nostra casa. È tutto distrutto. Il vice commissario generale Shakia, invece, ci spiega come non fosse più possibile trattenere i suoi operai. They had to go back yesterday. Sono andati via ieri. Lavoravano qui da febbraio, giorno e notte, per realizzare un'opera che rappresenta il cerchio della vita. Il sisma ha stravolto i nostri piani e in questo clima di grande tristezza non era più possibile trattenerli qui. A livello umano la situazione è molto difficile. A finire il padiglione sono rimasti quattro artigiani nepalesi, supportati da alcuni operai italiani dell'azienda che collabora. L'architetto si dice fiducioso che entro il 30 aprile i lavori saranno finiti, resteranno da limare dettagli, ci dice, la realizzazione di colonne, sculture e capitelli come questi, che ci mostra in foto sul suo telefonino, richiede un lavoro di grande precisione. E ora suonano beffarde le parole con le quali sul sito dell'Expo viene descritto quel padiglione. L'atmosfera in cui si calano i visitatori è quella degli antichi insediamenti delle valli di Kathmandu, dove persone di differenti etnie, religioni ed estrazione sociale hanno convissuto in armonia per secoli, in un contesto vivido e colorato. Le abitazioni sono sempre state decorate da elementi di metallo, pietra, terracotta e legno intarsiato, un'abilità affinatasi in secoli di esperienza da parte di artigiani che rivaleggiavano tra loro in bravura. Molto di quel patrimonio è stato distrutto. Per il vice commissario generale Shakia, l'obiettivo è fare in modo che il padiglione del Nepal diventi un luogo simbolo della ricostruzione, che dovrà passare attraverso la solidarietà e la cooperazione internazionale. La macchina organizzativa di Expo si è già attivata per una raccolta fondi, così come ha spiegato il commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, ieri mattina. Grazie Raniero, con te naturalmente torneremo a collegarci nella seconda parte del nostro telegiornale. Intanto è arrivato proprio ora questa agenzia che Massimo Bossetti sarà processato, quindi è stato rinviato a giudizio e sarà processato il 3 di luglio davanti ai giudici della Corte d'Assise di Bergamo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Ma parliamo della domenica di ieri, della domenica calcistica di ieri. Ancora una volta bisogna parlare di violenze dentro e fuori lo stadio. Il giorno dopo l'ennesima domenica bestiale del nostro calcio, con un turno infrasettimanale alle porte che sembra fatto apposta per sollecitare reazioni immediate, non ci sono solo le immagini, pure durissime, a testimoniare quanta rabbia e violenza repressa possa scaricarsi intorno a 90 minuti di partita. Ci sono gli sputi, i sassi e le bottigliate sul pullman juventino, i petardi e le bombe carta sulla curva granata, gli insulti e i pugni nel tunnel e negli spogliatoi di Bergamo, ma anche la coda di parole rivela l'inadeguatezza del nostro mondo pallonaro, con un botta e risposta a richiamare responsabilità sempre altrui. A tuonare ha cominciato il presidente della FIGC Tavecchio, invocando sanzioni penali di massimo livello per atti che giudica eversivi, bombe carta a frantumare i seggiolini della curva, con un bilancio che poteva essere tragico. Ha continuato il ministro Alfano, promettendo nessuna clemenza verso i nemici dello sport. La stessa ondata di sdegno, insomma, che travolse l'ultima finale di Coppa Italia. Di fronte al presidente del Consiglio, lo strazio della trattativa tra Jenny A. Carogna e la polizia. Avevano tutti promesso interventi durissimi e immediati. Siamo ancora qui, senza che l'ennesima pagina da archiviare in fretta e furia sia valsa una rivoluzione che in altri paesi ha già dato i suoi frutti. Da noi è ancora colpa dei giornalisti che parlano male della Juventus, ha spiegato l'amministratore delegato bianconero Marotta, se poi pullman diventa bersaglio da colpire nel percorso fino allo stadio. Da noi assemblare bombe carta dentro gli impianti è un gioco da ragazzi, vista la scaltrezza di chi entra nascondendo e la penuria di risorse di chi fuori dovrebbe controllare.
Da noi c'è sempre uno striscione da vendicare, un'offesa da cancellare, e poco importa se sia con un pugno a sangue freddo all'avversario, come per l'Atalantino Denis. Anche Papa Francesco aveva promesso cazzotti a chi avesse offeso la madre, ha ben pensato di ricordare il DG dell'Atalanta Marino. Insomma, il giorno dopo occorre fare tante cose e farle presto, ma farle devono essere sempre gli altri, perché la colpa è loro. Le forze di polizia hanno pochi mezzi e molto da migliorare nella collaborazione che non trovano dalle società e nell'inadeguatezza degli impianti. Per correre ai ripari, dopo 15 tra arresti e denunce, la Digos sta lavorando sulle immagini a disposizione, anche quelle del circuito interno allo stadio, per individuare i responsabili del lancio delle bombe carta, con una nuova ipotesi che emergerebbe dai filmati e una nuova inchiesta aperta, che a confezionare le bombe carta siano stati gli stessi tifosi granata poi feriti. Restano da fissare anche i volti dei teppisti che hanno reso l'avvicinamento allo stadio della squadra bianconera un incubo difficile da dimenticare. La questura di Genova ha sospeso per 24 ore la vendita dei biglietti per Samp e Juve di sabato prossimo, così come quelli per il settore ospiti del Barbera in vista della sfida tra Palermo e Torino, in attesa delle decisioni poi del giudice sportivo che riguarderanno la possibile chiusura dello Juventus Stadium o solo di parte dell'impianto, come lo stop imposto all'attaccante Denis, che in caso di condotta violenta giudicata particolarmente grave rischia almeno 5 turni di squalifica. Allora, adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, subito dopo torneremo a collegarci con Raniero Altavilla da Milano, mancano d'altra parte 4 giorni all'inizio dell'esposizione universale, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, dunque mancano solo 4 giorni all'inaugurazione di Expo 2015 e quindi la linea torna a Raniero Altavilla che si trova alla Darsena a Milano. Raniero. Dunque, riprendiamo la linea perché ci sono dei problemi per quanto riguarda l'audio, lo avete sentito. Allora, in attesa di ripristinare l'audio, tra i temi di cui appunto si parla e si è parlato molto a lungo in questa preparazione all'Expo 2015 è quello del lavoro. Domani ci sarà uno sciopero di mezza giornata per quanto riguarda i tranvieri dell'ATM e poi c'è il grande problema che riguarda l'utilizzo dei volontari tra i padiglioni. Vediamo questo servizio e poi torniamo a ricollegare con Raniero Altavilla. Allora, il pezzo lavoro mi dicono che ancora non è arrivato, ma possiamo parlare di una delle polemiche più accese che riguarda appunto l'esposizione. Sta arrivando, è arrivato. Vediamo, ci siamo. L'ultima protesta in tema di lavoro sulla grande fiera viene dai CUP dei tranvieri dell'ATM che bocciano l'accordo siglato con Expo e indicano per domani mezza giornata di sciopero. Accordo di lavoro che per quella sigla non prevede ferie durante l'evento, pretende troppi straordinari e poco sicura del problema sicurezza. C'è anche questo malumore fra tutto ciò che si muove attorno ai contratti di lavoro che non mettono d'accordo tutti. Oggi l'incontro tra Expo e le due agenzie di lavoro interinali incaricate di reclutare i lavoratori durante i 6 mesi dell'esposizione. Secondo le ultime denunce, i contratti esulerebbero dagli accordi sindacali, costando alla fine il 20-30% in meno, con retribuzioni di 1.100 euro per un orario di lavoro classico, 28-36 ore settimanale, e con un netto di 800-900 euro al mese, invece dei 1.300-1.700 che erano stati annunciati. Se così fosse chiederemo a Expo e chiederemo al Ministero che ha sottoscritto quegli accordi di intervenire per la loro completa applicazione, perché per quanto ci riguarda non può che esserci un'assunzione in quella direzione. L'agenzia interinale Manpower affiderà a un comunicato nelle prossime ore la sua replica. Nei giorni scorsi polemica forte perché proprio le due agenzie avevano denunciato di non riuscire a trovare giovani che volessero lavorare. Dopo aver presentato la domanda non avrebbero accettato l'offerta concreta, lamentando scomodità dei turni e sul lavoro futuro. Il Corriere della Sera inoltre oggi racconta di un varco abusivo non presidiato dalla sicurezza dove entrerebbero muratori, operai, elettricisti illegali pagati magari in nero da qualche azienda. Se ci sono delle falle bisogna intervenire immediatamente. Per questo abbiamo chiesto al prefetto, perché pensiamo che il tema riguardi i lavoratori ma riguardi più complessivamente anche l'evento, perché si creano delle situazioni di emotività molto forti. Bisogna intervenire con rapidità.
fare un'indagine veloce e capire se effettivamente questi fatti corrispondono. E se corrispondono, colpire immediatamente coloro che l'hanno fatto, perché questi ovviamente fanno venire meno un percorso che è di legalità che noi abbiamo costruito con fatica in una decina d'anni. Da Expo si esclude categoricamente la presenza di lavoratori illegali nel sito. L'area del Varco, dicono, ci risulta presidiata tutto il giorno H24, ma faremo le dovute verifiche. Il timore è che, visto il ritardo di alcuni cantieri, i subappalti sconosciuti alle organizzazioni della Grande Fiera siano stati ingaggiati da aziende già presenti nel cantiere. Poi c'è il problema dei volontari, che lavoreranno all'esposizione universale con contratti che prevedono un rimborso spese e un tablet in omaggio a fine lavoro. Per gli 8.500 posti disponibili sono pervenute più di 15.000 domande, soprattutto giovani studenti e laureati. Quei contratti adesso sono finiti al vaglio della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, dopo l'esposto di alcuni sindacati di base che li trovano illegittimi. Siamo alla follia, si sta parlando di lavoro volontario. Certo che se tutti lavorano gratis siamo alla piena occupazione, ma non mi sembra una grande idea, anzi siamo una svalorizzazione del lavoro. L'esposizione era stata salutata come la grande occasione per rilanciare il lavoro anche nel nostro paese. A luglio scorso, a un anno esatto dalla firma storica con i sindacati, il ministro Poletti aveva auspicato di guardarlo a mezzo pieno il bicchiere del lavoro in Italia, che aveva smesso di calare, sì, ma che faticava a ripartire. E proprio Expo sarebbe stata l'opportunità con la O maiuscola. In principio erano stati annunciati 100.000 nuovi posti di lavoro, poi si è calati a 70.000 fino ai 20.000 circa contati questi giorni. Posti certi, aveva promesso il commissario unico Giuseppe Sala, con contratti certi, flessibili, ma retribuiti come da contratto nazionale. Lavoro e sicurezza, tanti temi e temi importanti sul piatto, Raniero. Di nuovo buongiorno e siamo in compagnia di Piero Colaprico, che salutiamo subito, inviato di Repubblica, benvenuto. Buongiorno a voi, ciao. Abbiamo sentito appunto il tema del lavoro, è una delle questioni che fa discutere a 4 giorni dall'inizio dell'esposizione universale, ma c'è anche l'urgenza lavori, a che punto siamo? Ma guarda, quando tempo fa si sentiva dire che l'Expo era al 9%, era un po' da ridere, perché l'ultimo sopralluogo che ho fatto una quarantina di giorni fa, i lavori erano anche avanzati, moltissimo. È chiaro che c'è una corsa contro il tempo per chiudere tutto quanto bene, però per esempio la pioggia non incide più di tanto, perché la maggior parte dei padiglioni il tetto ce l'ha già, l'ha conquistato. E questa corsa frenetica, ma è tutto partito molto in ritardo, e quindi il fatto di farcela o non farcela non è tanto legato al tempo, ma quanto a tutte le ore di lavoro che si stanno recuperando. Nel punto di massima esposizione c'erano 3.500 operai, in questi giorni sono 9.000, quindi questo significa parecchio. E tra i progetti che fanno discutere c'è stato quello delle vie d'acqua. Partiamo proprio dall'antico porto di Milano, la Darsena, popolarmente conosciuto, uno dei luoghi dove si attendono davvero moltissimi turisti. Il progetto iniziale è stato stravolto in corso d'opera. Sulle vie d'acqua hanno inciso le inchieste? Hanno inciso le inchieste, perché poi uno degli attori di questa storia era l'ingegnere Antonio Acerbo, che è uno che ha conosciuto appunto gli arresti domiciliari, è sotto inchiesta, l'inchiesta sulle vie d'acqua non è finita. Diciamo che si era partiti con un'idea faraonica da parte della precedente amministrazione comunale, e cioè di addirittura riscavare i navigli, renderli tutti navigabili. Cosa che da milanese, anche d'adozione, mi sembrava già assurda prima. Il fatto che con 17 milioni sia stata riqualificata quest'area così importante, magari con molto cemento, però è anche una zona questa della Movida, quindi sarà sicuramente una zona che con Expo e dopo Expo rimane alla città come uno dei luoghi incantevoli. Certo non è Roma, non è Lungotevere con Castel Sant'Angelo, però sicuramente è un posto molto romantico e tra i più belli di Milano. E il progetto, l'importante è che sia stato chiuso prima di Expo. E sono state tolte via i canali navigabili, le inchieste hanno pesato, però l'importante è che Milano, un po' prima dell'esposizione, abbia, come era stato detto, aperto la Darsena. E il tema delle vie d'acqua lo approfondiamo nel servizio. Goccia a goccia coinvolgiamo tutti, si leggeva lo scorso autunno sulle paratie della Darsena di Milano. La storia dell'appalto per le vie d'acqua sud di Expo è segnata da bustarelle travestite da consulenze, arresti eccellenti e un familismo amorale tipicamente italiano.
Il responsabile unico del procedimento, nonché presidente della commissione appaltatrice, era Antonio Acerbo, ex direttore generale del Comune di Milano e braccio destro del commissario Sala, già premiato con l'Ambrogino d'Oro per il restauro della scala. Il manager, oltre al ruolo nelle vie d'acqua, era anche a capo del Padiglione Italia, carica da cui si è dimesso dopo le inchieste. Indagato lo scorso settembre con altre due persone per corruzione e turbativa d'asta e poi dal mese dopo agli arresti domiciliari, Acerbo, coinvolto recentemente anche nell'inchiesta della Procura di Firenze sulle grandi opere, ha appena patteggiato una pena a 3 anni e un risarcimento di 100.000 euro alla società Expo. Non girano mazzette in questa vicenda di corruzione, solo ringraziamenti, come si legge negli atti dell'indagine della Procura di Milano. Significa che Acerbo, per cucire il bando da 42 milioni di euro su misura dell'impresa Maltauro Costruzioni, ottiene consulenze per suo figlio Livio. Al giovane viene assegnata una consulenza nel 2012 per 36.000 euro. È un metodo che sembra consolidato, come sosterranno a distanza di tempo anche i magistrati fiorentini. Il manager di Expo, secondo l'inchiesta di Milano, aveva convinto la Maltauro a cedere il 4% dei lavori per le vie d'acqua sud alla ditta Tagliabue, dove era stato direttore commerciale Andrea Castellotti, assunto in Expo da Acerbo senza selezione con il ruolo di specialista lavori e finito anche lui ai domiciliari. Anche Castellotti ha patteggiato 2 anni con pena sospesa e 30.000 euro di risarcimento sempre alla società Expo. Pure la ditta Tagliabue, secondo quanto si legge negli atti, avrebbe dovuto dare un segno di riconoscenza ad Acerbo. Nell'ordinanza di custodia cautelare è riportato l'interrogatorio dell'amministratore della Tagliabue, Giuseppe Asti. Il suo verbale dipinge un pezzo di malcostume italiano. Mi sono sempre rifiutato di ringraziare pubblici ufficiali in maniera diretta, per essere chiaro, consegnando la classica bustarella. Quando si è posto il problema di vincere la gara di vie delle acque sud, Castellotti, nelle primissime fasi, mi fece chiaramente capire che era necessario pagare il suo referente Acerbo. Di fronte al rifiuto di versare la mazzetta, allora viene stabilito l'accordo di trovare una consulenza ad Acerbo Junior. Continua il verbale dell'imprenditore Asti. Quando ho incontrato il figlio di Acerbo, l'ho ritenuto una persona priva di qualsiasi professionalità che potesse in qualsiasi modo giustificare un rapporto contrattuale che sottendesse a un esborso di denaro. Per farla breve, la ritenevo troppo sporca come modalità di ringraziamento nei confronti di Acerbo. Per i magistrati milanesi in questa vicenda, i principi della concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione sono stati offesi e Antonio Acerbo ha messo a disposizione di imprenditori collusi la propria pubblica funzione. L'altro arrestato, che ha pure patteggiato, è Gian Domenico Maltauro, cugino dell'imprenditore filmato mentre mette la mano in tasca e passa una mazzetta a uno degli uomini della cosiddetta cupola degli affari di Expo. L'appalto Vie d'Acqua Sud è stato commissariato lo scorso novembre su richiesta del presidente dell'Authority Anticorruzione Raffaele Cantone. Non soltanto il tema delle vie d'acqua, non soltanto il tema del lavoro, c'è anche la questione sicurezza. Con la Prico le chiedo quest'oggi sui giornali se è detto forse il cantiere non è poi così sicuro in alcuni punti e incustodito. Diciamo che gli operai sicuramente guardano un po' quello che succede perché rischiano anche loro. Secondo me bisogna distinguere, se parliamo di terrorismo internazionale, molte fonti di intelligence dicono che l'Expo è sicura, perché ci sono padiglioni di tutti i paesi, da Israele agli Emirati Arabi, e quindi non si teme quello. Si teme qualcos'altro, e se qualcuno ricorda i tifosi olandesi che hanno messo Roma, si dice, a ferro e fuoco, si teme che dei gruppi, diciamo, extraparlamentari, come si diceva una volta, possano intervenire a margine di Expo e quelli creare più problemi che non quelli del terrorismo internazionale. Ringraziamo Piero Colaprico, grazie, buon lavoro. A voi. Scusa, Caterina, da Milano è tutto. Raniero, a te. Scusami, Colaprico, sì. mi può sentire direttamente? Ecco, volevo dire questo, oggi Renzi ha mandato un tweet e ha scritto: un anno fa, quando abbiamo ereditato ritardi e scandali, sembrava impossibile. Oggi, con grande soddisfazione, possiamo dire che la scommessa Expo è vinta. È vinta la scommessa Expo, Colaprico? Diciamo che ancora i dadi stanno correndo sul tavolo verde, quindi non so esattamente come si fermeranno, però l'impressione è che io punterei sulla scommessa vincente per un semplice fatto: quando sono andato a vedere con i miei occhi i cantieri era pieno di gente che lavorava giorno e notte con un orgoglio degli operai
che viene un po' sottovalutato, perché molti italiani ci hanno tenuto a fare bene Expo. E quindi questa forse è la scommessa di Renzi, una scommessa anche sul lavoro di questi operai. Non confondiamo magari le parole dei manager o le parole dei politici con le parole di quelli che davvero lì hanno, si sono rimboccati le maniche e il cantiere l'hanno aperto. Io il sito l'ho visto, ad alcuni sembrerà Disneyland, a me devo dire che piace, e speriamo che la situazione renda un po' giustizia di tutte le chiacchiere che sono state dette, perché dire che c'era solo il 9% dei lavori fatti è veramente un insulto al giornalismo, secondo me. Caterina, grazie. A te. Grazie a tutti voi e a voi due, ma una delle polemiche più accese dell'Expo è stata un po' questo avvicinamento all'esposizione universale pieno di scandali e polemiche, riguarda anche il camouflage dei padiglioni. Vediamo. Assi di legno lunghe 4 metri e teli colorati da cantiere. Per ora è possibile vedere solo il modellino di come saranno le zone di servizio per chi lavora nelle aree della strada del cibo, la street food. 7 blocchi di container distribuiti in tutto il sito e che non possono rimanere semplicemente così. Dentro ci sono gli spogliatoi per i lavoratori, i bagni e una zona per i rifiuti. E le tende sul tetto dovrebbero garantire il passaggio dell'aria. Ecco il camouflage tanto discusso, in pratica una schermatura. Il commissario Sala l'ha chiamato abbellimento, delle zone più grezze che non si possono lasciare in questo modo alla vista dei visitatori. Le strutture di rivestimento le sta costruendo un'azienda di Milano specializzata negli allestimenti fieristici. Sono praticamente finite, nonostante i tempi strettissimi di realizzazione, nemmeno 15 giorni. Ci hanno messo solo un mese invece gli architetti dello studio milanese incaricato da Expo del progetto, costato poco meno di 20.000 euro. Adesso il problema è montare queste strutture nel poco tempo che rimane. Vista la tempistica proprio d'emergenza, il coordinamento fra la realizzazione delle piastre di fondazione con tutti i sottoservizi e tutti i tombini e i chiusini e le ispezioni e questo, la posa dei container e poi l'intervento di realizzazione di queste strutture, diciamo in tutto in tempi praticamente in contemporanea, mi sembra che la cosa non sia facile. È tutto materiale riutilizzabile, ci tengono a precisare gli architetti, anche se in questi giorni la preoccupazione è che il lavoro venga terminato in tempo. Sono tutti materiali da cantiere, basici, molto spartani, e il tutto è stato progettato in modo da non doverli tagliare o modificare o alterare e quindi rendendoli poi inutilizzabili. Sono dal primo giorno in cui verranno smontati dovrebbero tornare nella filiera edilizia. Altri container, per la precisione 18, divisi in 3 gruppi, saranno abbelliti, ricoperti da pannelli sagomati in corrispondenza delle singole postazioni e decorati con un alfabeto evocativo che richiama forme e colori del logo di Expo. Ecco dunque come saranno le biglietterie e le porte d'accesso all'esposizione universale, progettate da un altro studio di architetti milanesi. Anche qui il progetto è costato non più di 20.000 euro. Hanno già iniziato a montarli questi pannelli? No. Sono stati fatti delle prove con dei campioni per vedere come funzionano tutti gli agganci, le sottostrutture, ma verranno montati una volta pronti. Costo per realizzare questi due abbellimenti, biglietterie e chioschi di servizio, 390.000 euro. Poi c'è l'altra e ben più imponente opera di allestimento artistico che ha suscitato non poche polemiche con annuncio di abbandono del progetto, minacce legali e la mediazione finale dell'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano. È quella delle scenografie ideate dal premio Oscar Dante Ferretti. 4 delle 8 installazioni per il decumano, dei carretti del mercato per rappresentare diversi tipi di cibo, saranno pronte per l'apertura del 1° maggio. E le altre 4 per il 2 giugno. Cinecittà realizzerà il progetto che costa più di 2 milioni e mezzo di euro. Allora, c'è tempo per una ultima ora che riguarda il sisma che ha colpito il Nepal. Dicevamo, secondo l'UNICEF ci sono 1 milione di bambini che sono a rischio, ma è arrivata anche un'altra agenzia che riguarda invece Save the Children e sarebbero 2 milioni i minori bisognosi di aiuti. Dicevamo anche che la gran parte della popolazione in Nepal è sotto i 18 anni. Migliaia di bambini e famiglie stanno dormendo in strada, in accampamenti di
fortuna, e questo appunto lo riferisce Save the Children, nonostante le fredde temperature notturne e le fonti piogge. Poi molte case, lo abbiamo sentito anche direttamente dalle testimonianze, sono state danneggiate oppure distrutte. In ogni caso la gente è molto troppo spaventata per dormire quelle case che a quelle ancora agibili. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci qui, sono le 14.59, non ci sono altri aggiornamenti, quindi TG Cronache si chiude qua. Vi ricordo il nostro sito tgla7.it, ma torniamo domani alle 14. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.